Signori, oggi penso che ho fatto il mio record. L'odore c'è un odore molto asiatico, molto... Sono usciti il 16. Mamma il 17. Mia. Cioè, intanto subito un bel pollicino in su, un bel commentino se vi va. Abbiamo il Mai Parmigiano. Esatto, i nuovi Mai Selection di Bastianich McDonald's, i nuovi panini. Però i nomi sono sempre gli stessi. Mai Parmigiano, Mai Chicken Pecorino e Mai Barbecue. Cioè, esatto. Non è che mettono nomi. No, però io sento un odore particolare asiatico, com'è possibile? Allora, non lo so, in realtà... No, fidate, c'è qualcosa che... Non ne ho idea, però c'è qualcosa che secondo me dovrebbe essere intrigante. A belli... Minchia, se sono belli. Poi li ho visti, li fanno ricchi in insalata. Però io voglio sapere gli ingredienti. Vuoi sapere gli ingredienti? Lo sappiamo subito. C'è un... Ragazzi, c'è veramente una svampa a sto giro di questi hamburger veramente totale, eh. Belli, oh, minchia. Belli, belli, belli. Mangia. Abbinamenti unici. Eh no, questa volta ci credo. D.O.P. e IGP. Noi Mai Selection Parmigiano Reggiano e salsa alla pera. Madre di Dio, quindi questo qua è con la pera. Questo è quello là, quello parmigiano reggiano? Sì, allora assaggiamo mano a mano che tu mi dici le cose. Allora, sì. Quindi questo qua che stiamo mangiando adesso è My Selection parmigiano reggiano e salsa alla pera. Guarda, ecco la salsa alla però pera. Però guarda anche pecorino. La no, c'è. Ci sta. Allora, sulle My Selection sono sempre un pochino più generosi. Bravi, bravi, bravi. Vediamo, speriamo. Io spero e coinfido nella salsa della pera. Perché sarebbe quel del però questa è cipolla, com'è possibile? Non è pera. No, questa è... No, questa è cipolla. Quella è cipolla. Se è quel saporino dolciastro, potrebbe... Da una bella spinta al pane, potrebbe, eh? Si dovrebbe vedere, ragazzi. Peccato che sotto potevano metterci una salsina anche sotto, che sennò secondo me rimane un po' diciamo. Sì. Però essere che prova invece. Però è bello, ma scusa, ma questa è una fetta di salame o sbaglio? Che cazzo è, scusa? C'è il salame piccante. Cioè, non ho capito, mi spieghi bene gli ingredienti di sto pecorino? Oh, cipolla, parmigiano, vedi che allora cipolla salsa alla pera, sì. Insalata. Posso dirti una cosa, secondo me è sbagliato abbinare salsa alla pera e cipolla. Ok, vabbè, secondo me è sbagliato. Io salame italiano piccante affumicato, 180 grammi di succo da carne bovina. Io ti giuro questo mi sembra proprio un po' bello, eh? Proviamo. Vai, vai. Ci. Per me la carne è un po' troppo cotta. Purtroppo. A me purtroppo è un problema sempre di... Vabbè, però mi piace, sai? A me piace. Allora, in complessivo ci sta un botto. Si sente il piccantino. Buonissimo, non troppo. Il parmigiano si sente. La salsetta pera da qualità. Non sa molto di pera, o sbaglio. Allora. È dolciastro, ma non sa molto di pera. Con nell'insieme del panino, secondo me. Devo dire che è molto buono. Però non sa molto di pera. Esatto. Io a posto del parmigiano ci avrei messo il pecorino. Pecorino. Vabbè, comunque. No, c'è sta pure il parmigiano. Però secondo me non è male, forse troppa carne, lo sai? A me piace un botto, c'è questo salame piccante che a me piace tanto il salame piccante. Mi piace, io personalmente lo trovo buono. Pure io l'ho provato. Molto buono, peccato che la salsa alla pera non sa molto di pera. Esatto. Perché forse viene coperta dai sapori forti del salame, da parmigiano. Da però io guarda un 4. Guarda, secondo me 4 siamo anche un po' cattivi, però 4. 4, che voglio sentire gli altri. Però 4 è molto buono. 4, questo qua secondo me se lo merita. E un panino che riprenderei? Sì. Sì. E l'insalata è molto fresca. Mi piace, super approvato, buono. Un panino che riprenderei assolutamente, raga. Non sto scherzando. Buono. Invece poi ci abbiamo. Assaggiamo il barbecue, perché questo qua però già c'era il barbecue. Ok? È stato rimesso come. Vediamo che c'è del barbecue, però. Vedi un po'. Ripeto, secondo me, ragazzi, c'è troppa carne. Cioè, io lo dico, Simone, guarda no, che... è un bel hamburgerone. Guarda è che vero. È veramente troppa, eh. Io ve lo dico. Allora, questo abbiamo salsa barbecue con aceto balsamico di Modena IGP. Sì. Abbiamo la coleslaw. Quindi insalatina, tipo, vabbè, questa qua, capito, no? Sì. Insalata, bacon e gouda stagionato. Che ok, che è formaggio. Secondo me è troppa carne. Dice sempre, e poi l'hamburger, sono 180 grammi di hamburger. Secondo me è troppa, anche perché è un po' stoppacciosa, santo Dio. È perché purtroppo è meglio cucinano, quello un po' più fino. Perché la cucinano troppo. Però è meglio un po' più fino che non stoppa. Che non copre troppi sapori del no, è che questa è tanta, raga. Ok, vediamo. Io non mi dispiace a me. Andiamo. Mi piace. Mi piace, ma c'è un po' più difetti rispetto all'altro, secondo me. Mi piace, ma ci voleva un po'. Secondo me un po' più di salsa. Io non pensavo che salsa qua, però, sincero. Se ne vuole di più. Forse io metterei più formaggio, che non si sente. È buono, ma non mi fa impazzire. 3,5. E ripeto, secondo me... Peccato perché è buono. Ripeto, secondo me, troppa carne. Secondo me, troppa carne. Sembra brutto da dire, ma secondo me, troppa carne. Forse anche se ne facevano eventualmente due piccolini. Due era diverso, secondo me. Però qui io aggiungerei...
Sì, un po' più di salsa che va da più, che leva l'asciutto della carne. E aggiungerei il nan, allora, almeno un troppo di formaggio. Purtroppo, io. Lo sapete. Ma sai che non si sente pure il chocolate, quella roba là, non lo sento moltissimo, quell'insalata là. Purtroppo dipende tantissimo dai ristoratori. Se c'è quello che cucina l'hamburger che per X motivi gli rode il culo e te li fa troppo cotti. Ma che basta tu lascia 20 secondi in più da te la scolta. Sono d'accordo, secondo me è un po' meno. Questo qua questo è bello però, eh. Questo qua mazza che sì, no, questo è bello, questo è, cos'era il? Quello lì è il chicken, nuovo chicken. My Selection Chicken, pecorino toscano DOP e salsa yuzu. Sì. Salsa yuzu, perdonami, salsa yuzu. Sì. Qui abbiamo, questo dovrebbe essere interessante, eh. Salsa all'agrume yuzu, okay. Lattuga, insala, vabbè, pomodoro, bacon, anzi scusa, pancetta italiana affumicata, okay. Non bacon. E abbiamo pecorino toscano DOP e poi il petto di pollo 100% italiano. Ok. Molto interessante. Questo mi interessa. Molto interessante, ma sa bella. No, no, ma sono proprio pieni. No, no, anche la salsa comunque non scherza, eh. Qua. Pieni, pieni. E poi mazza che bella insalatona che hanno preso. Oggi bella, sì. Bella fresca. Andiamo. L'odore c'è. C'è pure un botto di pomodoro sul mio. Buono, sì. Questo mi piacerà, questo un botto. Questo non è buono. Cin cin. Andiamo. Allora. Questo è superiore. Senti, mi ha speziato questa salsa. È diverso il chicken. Sì, eh. Non mi sembra. C'è qualcosa che non. No, guarda, questa è la salsa, quella yozu gozu. Mizzo mazzo. È quella là. Buonissimo. È una salsa, dici? Io sento una salsa. Non una salsa, un sentore del limone. No, mezzo limone. Non so che cazzo. Sì, sì, ma asiatico, sì. Vero? Buonissimo. Minchia, che spettacolo. Questo morirei 5. Io questo gli do 5. Ed era l'odore che sentivo io. Sì. Lo senti dietro? Al naso, questo wow. Agrume, questa. È buonissimo, questo è veramente senta, buono. Senta come è composta la salsa yuzu. Salsa yuzu. Yuzu. Infatti è una salsa orientale. Tra gli ingredienti, carote, succo di yuzu, quindi sarà qualche cosa tropicale loro. Sì, una cioè, tropicale, un agrume loro. Sì. Esatto. Sciroppo di mais, buccia di yuzu. Quindi è un frutto. È un frutto, sì. È un frutto loro che sale e vabbè, un po' di alcol. Buonissimo però. E io qua nel video farei vedere questo frutto. Perché sono molto curioso anch'io di vedere questo cazzo di frutto. Quindi il frutto yuzu? Sì. Vediamo che cos'è il frutto yuzu. Guardate questo 2024 che piega sta prendendo. Cioè ormai noi ci interessiamo anche del. È un limone. Ah, okay. Infatti che ti avevo detto, sentivo le cose di limone. Detto pure io. Guarda. Raga, vi devo dire, questo panino è veramente cioè, buono. Sembra un limone, ma è tipo. Vabbè, eccoli. Ok, è un agrume comunque. Eccolo okay. Qua, è tipo se un limone, diciamo, voi l'avete visto qua adesso nell'immagine. 5. Questo 5, buonissimo, 5, infatti non so manco se lasciare la 2 perché mi avrei divorato. Ma lo sai perché? Perché il pollo è succoso, al contrario purtroppo della carne che è secca, raga, punnaccia la miseriaccia, c'hanno dei prodotti fantastici. No, quello è incredibile. Raga, quello è incredibile. Questo è da 100. Poi è fatto anche fresco, la roba è la calda. Lo so, però hai visto anche se la carne qui è fatta fresca. È comunque rimane troppo secca, guarda, l'hanno cotta troppo. Il primo abbiamo detto 4. 4, 3 e mezzo, 4. No, quell'altro barbie non gli abbiamo dato, ma siamo anche il voto. Vabbè, comunque io se volevo andare su 3, io pure 3 farei. Peccato perché è buono. Ma questo, ragazzi, novità chicken è devastante. Vabbè. 5. Magnato, copiato, però quale cazzo le pare. Buono, 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 Madonna. Buono, buono. Buonissimo. Buono, eh? Bellissimo. Buonissimo, super approvato. Bravo McDonald's, bravo Joe Bastiani. Questi posso dire questi by selection, questo qua e quell'altro, li ho apprezzati molto di più di quegli altri. Sì, decisamente. Molto di più. Ma infatti, McDonald's, se stai vedendo questo video, tu te la sei presa con me per lo scorso anno che ti ho bocciato i by selection. Ma io non è che ho fatto apposta. Se a me una cosa mi piace, se no te lo dico. Esatto, ma noi siamo sinceri. Questi sono d'altro livello, secondo me. Non forse probabilmente il barbecue è quello dell'altro anno. Questo non è nuovo il barbecue. E che già avevamo precedentemente bocciato. L'abbiamo ribocciato. Ribocciato di nuovo. Gli altri sono un po' più sopra, quello col chicken. No, lo chicken è... secondo me è da tenere nel menù. Sì, vero. Incredibile. Cioè, ma tipo la versione McChicken invece fa la versione questa qua, ma se le Oriental, ma cioè, veramente, una roba buonissimo. Incredibile. Super approvato. Questo col pollo, raga, provato. Lo consigliamo? Sì. Sì, mangiateli perché sono veramente buoni. Lasciate un bel like, commento, condividete. Ringraziamo McDonald's per la sponsor. Tante volte se ci cascano. Ma se ci fanno pure pagare i panini. Appunto, però dico se ci cascano. Ma chi ci casca? Già tanto se sono contenti io ho detto che il panino è buono. Vabbè, McDonald's, se volete. Noi siamo qua, siamo pronti a assaggiare tutti i vostri panini. My Selection Ciccio Gamer 89. Figa, sei miliardi che fa. Il Selection di chi si incula pure. Sempre con la solita cosa. Chi si incula, fa il cinema e chi fa me. Te pare che
McDonald's. Con chi si incula? Chi si incula in grosso, ma... Fai una sessione a parte. Ci abbiamo proprio il brand fatto. Ti pare che McDonald's dice che no? Dai, fammi riprendere. Col segno satanico dietro. Vabbè, McDonald's, ti pare che c'ha problemi. Revisioniamo. Ah, e chi si inchiappetta? No, no, facciamo una cosa un po' più family friendly. I chisteri, mannaggia a loro. Sì, a ciderbolina, hai visto? Una cosa del genere. I chisteri contro te. Vabbè, vediamo. Ragazzi, il prossimo video. Che cazzo vedi? Vediamo, perché mo... McDonald's. Ah, mori, ti chiama il clown a te. Sì, è il clown, cioè a te sei. È Hit, direttamente Hit ti ha chiamato. Vabbè, comunque. Prossimo video, mi raccomando. Stiamo andando bene, quindi ringrazio anche... Piccola parentesi, perché i video come questi qua che stanno piacendo un sacco al popolo di YouTube moderno del 2024. Ci sono io con la mia bellezza totale. Ma infatti io mi aspetterei che se qualcuno fa qualche reaction a questi video... Capito come fanno? I video con Gigio vanno bene con l'altro, vanno a me. No, scusa, c'è McDonald's che ci guarda. Non posso essere aggressivo. Magari in questo momento c'è un dirigente McDonald's che stava già scrivendo. Che stava così, ma che ha fatto? Che ha detto? Che ha fatto? No, scherziamo, no, era perché mi prudeva il tatuaggio. Prossimo appuntamento. Ma poi, tipo, se non ho capito, cioè, se dei video vanno bene e dei video vanno male, non li puoi fare per la community di merda di oggi. Se ti vanno bene dei video, non li puoi fare. Quelli... No, ma, no, ma io mi preoccupo del dirigente. Il dirigente che poi mi fa. Già ha fatto il menù. Sta proprio col clown. Ma ha detto il sinco, non è vero? Cioè. Starà a fare una cosa loro. Ciao. Chiamami Don. Chiamami Don. Chiamami Don.